La novità forse siamo proprio noi, ma sono sicuro che la prossima conferenza nel 2016 potremo presentare i progetti, le iniziative che abbiamo strutturato in questi anni e che sicuramente risulteranno molto interessanti anche per tutti gli altri paesi. Penso che la forza della FIDAS sia proprio quello di essere un'unica mente a livello nazionale, ma che poi si adatta molto facilmente anche alle situazioni locali, e proprio perché conosce bene il territorio può interagire con le altre associazioni del terzo settore e fare progetti di cui io sono testimone in Emilia-Romagna e Bologna che hanno molto molto successo.